pronti alla ricetta della settimana, ma il problema è decidere cosa cucinare, perché non abbiamo più molto delle nostre cambuse. Allora, questa è la borsa della settimana. Abbiamo un po' di noodles che però ci siamo mangiati ieri, però c'è pasta, abbiamo la pasta, abbiamo del purè. Purè? Però il purè da solo è il massimo. No, no. Pure abbiamo solo, no. Couscous, però non abbiamo quasi niente da mettergli dentro. Direi che faremo come ricetta della settimana il riso integrale col tonno. Perché è la ultima settimana? Questa è l'ultima ricetta, sicuramente, perché nel giro di 2 o 3 giorni a più tardi arriviamo. Va bene, quindi adesso stiamo facendo il soffritto di aglio, visto che il piatto è a base di pesce, si usa l'aglio e non la cipolla come certa gente, certe bestie qua. A ver la tecnica speciale del chafado, este che è muy particolare, la barca. Suena alcuni esto. Io li metto con la buccia perché a me piace la buccia. Sì. Cioè, l'aglio cotto con la buccia è più commestibile. Sì, a me. Hai che aprire questo. Bueno, esto es una técnica especial un tanto primitiva. No. ¿Esto qué es? Esto es riso y quinoa. Muy bueno. Buenísimo. Riso integral y quinoa. Hay que abrir el sacchetto bien porque así podemos tomar la misura del volumen. ¿En italiano, Giovanni? Ah, giusto. Bisogna aprire il sacchetto bene, che così almeno uno può prendere la misura del volume, perché ci va il doppio del volume in acqua. Ah, ok. 5 minuti di pressione e poi metteremo il tonno e la ricetta sarà finita. Proviamo a aprire la pentola, vediamo com'è venuto. Non sa di molto sto tonno. Io ci metterei anche un po' di curry. Come curry? Questo è un tocco colpo di testa. Giovanni, grazie mille, nos despedimos de la audiencia con este plato marinero. Ciao! Ciao!